Attenzione! Il seguente video contiene descrizioni di torture che, seppur prive di danno fisico, possono indurre a microtraumi psicologici per menti particolarmente sensibili, a sentimenti quali paura, disgusto e pietà. Oggi parleremo della tortura psicologica più crudele al mondo, la diadromi psiche. Esistono numerose forme di tortura psicologica, torture che non causano un danno fisico, ma anzi manipolano la mente, fanno leva sulla psicologia, riescono a far impazzire qualcuno senza attivare neanche un recettore dolorifico. Nella storia sono nate diverse forme di tortura psicologica, usate dalla CIA, il KGB e le SS. Ci sono tracce di guerra psicologica sin dall'antichità. I persiani, durante la battaglia di Pelusium, per sconfiggere gli egiziani, liberavano gatti nel campo di battaglia e gli egiziani, che li consideravano sacri, si ritrovarono in grande difficoltà e vennero sconfitti. Genghis Khan usava tecniche coreografiche per far sembrare il suo esercito più grande e faceva diffondere le voci su cosa faceva ai villaggi sconfitti. Ci si chiede spesso quale sia la tortura psicologica più crudele mai esistita, ed è solo nei meandri del Deep Web che è stato trovato, fra i documenti illegali in Europa e negli Stati Uniti perché possono essere usati dai terroristi, un manuale che spiega come applicare la diadrome psiche, che dal greco significa anima rotta. Una forma di tortura così crudele e disumana che i servizi segreti non la possono usare neanche in tempo di guerra contro il nemico. Una tortura psicologica così atroce che venne depennata da 14 volumi di tattica militare diversi in tutti i domini del Commonwealth, per ordine diretto di Churchill. Una tortura così disumana che nei campi di concentramento Himmler ne proibì l'uso perché nessun ebreo sarebbe stato più utile in qualsiasi modo e perché persino le bestie hanno diritti, a suo dire. Si tratta di una tortura complessa, composta da vari step da completare, ed è così tremenda perché include tutte le altre forme di tortura psicologica più crudeli, rendendola di fatto imbattibile. È stata applicata recentemente solo a seguito dell'accaduta di una provincia mantenuta da un dispotico burocrate. Il popolo e i militari, decisi a punirlo nel modo più crudele possibile, facendolo senza togliergli un capello, hanno deciso di applicare questa tortura. Doveva rimanere vivo e sano per soffrire. Si comincia con una grande umiliazione. La vittima viene completamente spogliata, depilata e vive senza alcuna privacy. La sua cella viene visitata a sorpresa dalle guardie a intervalli irregolari, senza bussare, nei momenti peggiori. Una telecamera la osserva ogni ora, le pareti sono di vetro per esporlo al pubblico e infine viene obbligato, nudo, a fare una lunga camminata in mezzo alla folla, assolutamente protetto fisicamente ma esposto agli sguardi, alle urla, allo scherno e alla pubblica umiliazione. Chiunque voglia fare foto è libero di farlo. Tutti i suoi dati privati vengono esposti prima ai conoscenti più cari e poi pubblicamente, i suoi fatti più imbarazzanti, i suoi scheletri nell'armadio, la sua cronologia, i suoi segreti più nascosti. Non esiste umano vivente che sia esente dal timore di farsi rivelare al 100% dal prossimo. Arrivati a questo punto, la vittima è completamente umiliata, è schiacciata dalla vergogna e dall'imbarazzo, il suo ego è distrutto. A questo punto i parenti e gli amici della vittima vengono informati di vari fatti o veri o falsi, allo scopo di indurli ad odiare la vittima. Romperanno con la vittima ogni rapporto, la insulteranno, si infuriranno con lei, la feriranno come solo loro sanno fare nei rispettivi rapporti. L'intera rete sociale viene completamente eliminata, ma questo è solo l'inizio. In seguito la vittima viene progressivamente isolata. Quando nacquero i social network, venne l'idea di bloccarla da tutti i social network. Le viene tolto internet, la televisione, il telefono e infine viene chiusa in isolamento permanente. Questa è considerata una forma di tortura disumana da tutte le organizzazioni di diritti umani oggi in circolazione. L'isolamento ha effetti gravissimi e permanenti sulla psiche, fra cui allucinazioni, danni psicologici, si possono sviluppare patologie psichiatriche in poco tempo. Il condannato deve indossare vestiti scomodi, di taglia sbagliata, sporchi, esteticamente brutti di un tessuto particolare, rude, irritante, che faccia sentire caldo d'estate e freddo d'inverno come un pigiama a righe. Subisce poi una alterazione dietetica, mangerà poco, abbastanza da tenerlo sano fisicamente, ma troppo poco per sfamarlo. Piccoli pasti, nutrienti ma poco sostanziali, che lasciano un forte senso di fame, un buco nello stomaco, cibo con pessimo odore o sapore. La vittima sentirà il profumo di cibo provenire da fuori la sua cella. Il cibo sarà molto speziato, piccante e salato, in modo da produrre un senso di bruciore e sete. Il nutrimento, che dovrebbe essere un momento di felicità e riposo, diventa un'ennesima tortura. La vittima, come Tantalo, è obbligata ad avere bicchieri d'acqua vicino alla bocca quando ha sete, ma appena cerca di bere, questi vengono allontanati, sempre a portata di sguardo, ma lontani di un palmo. Stesso discorso con il cibo, per settimane.
questo causa una sofferenza psicologica tremenda. Molti cedono ben prima di questa fase, ma la tortura continua. La vittima vive in una condizione di schiavitù, viene obbligata ad eseguire ordini umilianti come leccare il contenuto di un water usato, mangiare qualcosa dalla spazzatura. La lista di compiti umilianti è infinita. Il compito è causare fatica, umiliazione e disgusto. La vittima non deve soffrire o farsi male e soprattutto gli deve essere impedito, soprattutto in questa fase, di commettere suicidio, come fanno spesso. Poi si passa alle minacce. La vittima dovrà fare certe cose o dire certe cose, altrimenti i suoi parenti subiranno indicibili torture, umiliazioni o verranno uccisi. In questo modo si terrorizza la vittima usando le poche relazioni rimaste, ma non dura a lungo. A un certo punto, tutte le persone di sesso opposto o, nei casi di omosessuali, di sesso identico, che la vittima ama, la moglie, la madre, la figlia, la migliore amica, qualsiasi altra conoscenza, vengono portate alla sua presenza e violentate davanti a lui. Ho detto che la tortura non era fisica, per lui. Lui dovrà semplicemente guardare. Se il torturatore lo ritiene opportuno, sarà anche obbligato a partecipare e loro sapranno che la colpa è sua. Dopo questo atto crudele, che può durare parecchio, viene registrato e riprodotto in loop. Tutte le sue conoscenze vengono torturate davanti a lui, poi uccise a sangue freddo, sempre davanti a lui. Se il torturatore è crudele, può porre alla vittima una crudele scelta. O le ammazzi tu, facendogli saltare la testa in modo rapido e indolore, oppure le affetto pezzo per pezzo io. Così la vittima dovrà scegliere se uccidere le persone che ama di più o farle soffrire di più. Una scelta che in se stessa è una tortura mostruosa. L'uomo è ormai un guscio vuoto, la sua psiche è fracassata da traumi e danni irreversibili. Un uomo ridotto in questo stato può confessare qualsiasi cosa o fare qualsiasi cosa, ma la tortura non finisce qui. A questo punto viene applicata la mock execution. Le guardie comunicano alla vittima ciò che sta per succedere, ossia che sarà uccisa. È stata condannata a morte. Gli viene detto che ha solo un'ora per prepararsi, gli viene fatto registrare il suo ultimo discorso, gli viene fatto scegliere l'ultimo pasto e lo deve consumare entro 10 minuti. Gli viene offerta l'ultima sigaretta, viene portato sulla sedia elettrica o nella stanza dell'iniezione letale. Il boia si piazza davanti al quadro comandi, mascherato. Alla vittima viene fatto indossare la maschera, viene fatto un countdown da 10 a 1, la leva viene abbassata e non succede niente. Si tratta di uno scherzo crudele. La vittima ha subito il terrore della morte. Ha sentito quello che un condannato a morte ha sentito un secondo prima di morire. Ha subito il mostruoso trauma dato dal terrore e la disperazione di avere in faccia la morte. Ha pianto, ha urlato per poi scoprire che non è questo il momento. Lui un giorno sarà condannato, ma non oggi. Subirà altri scherzi come questo. Ogni volta potrebbe essere quello vero o quello falso, perché lui comunque è condannato a morte. Ogni volta lui da un lato è spaventato, dall'altro si odia per il fatto che ci sta cascando ancora e ancora. Alla fine arriverà a odiare la stessa vita, a supplicare che la facciano finita, ma non gliene fregherà più nulla ad un certo punto. Se morirà fra un istante o no, sarà completamente vuoto e freddo. Ma gli inganni non finiscono qui. Viene sottoposto a lunghe interrogazioni, di ore e ore, con domande private, insistenti, con il trucco del poliziotto buono e poliziotto cattivo, in modo da fargli provare sia paura sia fiducia, ma ogni fiducia sarà distrutta. Gli viene data la possibilità di fuggire da un complice, ma si rivela una semplice trappola. Viene torturato ancora. Ancora e ancora verrà messo alla prova fino a quando non diventerà la talpa perfetta, sempre fedele ai torturatori, pronto a correre da loro se qualcuno gli propone la fuga, pronto ad attaccare chi vorrebbe liberarlo. Diventa un cane fedele del torturatore, disposto a fare tutto quello che lui desidera. Si crea un ciclo di condizionamento pavloviano fatto di punizione, ricompensa e rinforzo per fare il lavaggio del cervello. Il comportamento viene plasmato e programmato, come un pupazzo e ormai completamente andato nelle mani del padrone. Poi si passa al torturare i sensi. Viene sottoposto a un sovraccarico sensoriale. Nell'antichità gli aztechi usavano un fischio particolare, il death whistle, fatto con un manufatto a forma di teschio, che se viene soffiato produce un suono orribile, simile ad un urlo. Le armate soffiavano in centinaia di questi fischi, che insieme producevano un suono mostruoso e terrificante che terrorizzava interi eserciti con i suoni infernali. La vittima è obbligata ad ascoltare musica selezionata tutto il giorno, principalmente musica metal, oppure White America di Eminem, alcune scene di cartoni animati in loop eterno, musica ad alto volume, continuamente in loop, sempre la stessa, fino a farlo vomitare, impazzire, supplicare, suoni forti da fonti multiple per far impazzire i suoi lobi temporali, non per nulla nei campi di concentramento, quando l'orchestra suonava costantemente, i prigionieri urlavano «Lasciateci morire in pace!», ascoltando quella musica continuamente, non potevano taparsi le orecchie, si suonava sulla loro sofferenza, che non potevano subire in pace, era un'ennesima imposizione, un'infiltrazione nella loro mente. Luci
fortissime, intermittenti, fastidiose per irritare la vista, cambi di temperatura continui, bruschi, fra caldo e freddo, non tanto da fare danni fisici ma quanto basta per far impazzire il cervello e il metabolismo. La musica cambia, a tratti è deprimente, con suoni binaurali, voci e cori piangenti e parole che inducono al suicidio, a tratti invece spaventosa, creepy, che fa alzare la tensione con improvvisi cambi di tono, una canzone creata apposta per creare paura, che viene fatta ascoltare spegnendo le luci, con lo scopo di fare terrorismo psicologico sulla vittima e farle vivere un'avventura horror fino a causare allucinazioni. Poi si passa al sonno, che viene manipolato pesantemente, a letto tardi, svegliato presto, costretto a dormire con le luci accese e a stare sveglio con le luci fioche, viene svegliato ogni tanto in modo brusco, rovinando tutte le fasi del sonno e rendendo altamente instabile il metabolismo cerebrale. Il cervello, arrivato a questo punto, inizia a subire danni fisiologici irreversibili, la memoria inizia a calare, si passa quindi alla stress conditions, in cui la vittima viene obbligata ad assumere posizioni scomode per lunghi periodi, stare in piedi sotto il sole, stare seduti su un inginocchiatoio con i ceci, dormire in una scatola troppo stretta, tenere un peso sollevato in una posizione particolare. Lo scopo di nuovo non è fare danno fisico ma far collassare il sistema nervoso. La vittima è obbligata a questo punto a sentirsi ripetere frasi tramite registrazioni, ordini, insulti, motti, può parlare solo con i chatterbot, dei programmi che hanno delle limitate capacità di dialogo e che tendono a ripetersi così tanto da essere frustranti a lungo andare. Ora passiamo alla penultima fase della tortura, quella del lavaggio del cervello, ripresa dalle peggiori tecniche di MKUltra. La vittima viene sottoposta a cicli di droghe e psicofarmaci che mandano in pappa il cervello. Il suo sonno viene alterato, subisce ipnosi regressiva, propaganda, interrogatori contorti, è obbligata a vedere continuamente film violenti, scene di vita che non le appartiene, subisce un test in cui viene obbligata a rispondere cose false e deve essere sincera pena avere altre punizioni. E quando finalmente la vittima si è arresa, la si obbliga a cambiare idea ancora, la si punisce per aver obbedito e dovrà cambiare di nuovo idea fino a farla impazzire, sempre punita, sempre torturata, non avrà mai una verità definitiva, il mondo cambierà sempre. E con tutti quei farmaci e quelle droghe, per la vittima il mondo è quello che le viene imposto. Obbligata a vedere scene di estrema violenza, con occhi spalancati, mentre sente il dolore o piacere indotto dai farmaci, al fine di indurre un comportamento condizionato, e poi ancora e ancora, fino a frantumare la mente, riempiendola di comandi contraddittori che la rendono una perenne sofferenza instabile, pronta a crollare. Si passa infine alla manipolazione più profonda. Se la vittima è religiosa o ha un profondo credo ideologico, si umilia anche quello. Si defeca su testi sacri o simboli religiosi, le si chiede dov'è il tuo Dio ora, la si obbliga ad abiurare o a bestemmiare e al tempo stesso le si incute terrore per la punizione divina dopo queste azioni. La vittima è ormai schizofrenica in ogni aspetto della propria vita. La vittima, se è eterosessuale, è obbligata a performare atti omosessuali con altri prigionieri, viene umiliata sessualmente e ripresa pubblicamente. Infine si applica la tailored pornography, ovvero si obbliga la vittima a guardare pornografia che si ritiene disgustosa o raccapricciante. Si può partire con l'omosessualità per un eterosessuale e viceversa, ma poi si arriva alla dominazione, la tortura masochista, lo scatto, la coprofagia, la si obbliga a praticare autoerotismo con foto di cadaveri, mutilazioni, fino a obbligarla a visionare filmati di rapporti sessuali con animali, cadaveri e bambini, o combinazioni delle precedenti. Dopo l'iniziale disgusto arriva il senso di colpa e dopo, con l'aiuto dei farmaci, la vittima pian piano inizia ad abituarsi e suo malgrado a provare piacere, odiandosi e cadendo nell'angolo più basso della propria condizione. La vittima dovrà subire infine la tortura 101, con la quale viene sottoposta alle sue peggiori fobie, che siano ragni, insetti velenosi, formiche, vermi, squali, cani, topi, serpenti, aghi, qualsiasi sia la fobia, gli agenti la ricreano e obbligano la vittima ad entrarci a contatto, a subire l'attacco giorno dopo giorno, facendola urlare di follia, terrore, disperazione, dolore, l'urlo più profondo, disperato e atroce che un uomo può fare quando la sua mente ormai distrutta affronta il terrore più grande. E dopo questa tortura si passa all'ultima fase, quella che termina i sensi. Si comincia con la manipolazione spaziale. Qualcosa nella stanza della vittima viene cambiato, qualcosa di piccolo ogni giorno, ma la vittima ci farà caso, sentirà che qualcosa non quadra e il pensiero di cosa sia questo qualcosa la farà impazzire. Cose importanti verranno spostate e poi eliminate, interi mobili cambieranno posizione, la stanza viene ogni volta ristrutturata, la vittima cambia spesso camera, percorrerà strade diverse, bendata, perdendo ogni senso dell'orientamento. Per lei lo spazio attorno a sé sarà inaffidabile. La sensazione che le vittime di questa tortura possono descrivere a lungo andare è quella di camminare su un piatto girevole che, da un momento all'altro, perderà l'equilibrio. Si passa quindi alla white room. La vittima entra in una stanza completamente bianca, tutta uguale, nessuna deformazione. Se ci sono oggetti dentro, saranno bianchi. La vittima è completamente coperta da una tuta che non si può togliere, anche questa bianca. Le luci sono bianche e brillanti. Nessun oggetto di diverso colore può entrare. Le guardie che raramente entrano sono tutte vestite di bianco. Il cibo portato è riso in bianco su piatti di plastica bianchi.
Può sembrare una cosa da nulla, ma è una tortura devastante a lungo termine. Il cervello impazzisce, lo spazio della stanza diventa infinito, il tempo si dilata, quel bianco acceca l'occhio. Alcune vittime non riuscivano a ricordare o a riconoscere il volto dei parenti. Viene poi imposto il totale isolamento acustico. La stanza è privata di oggetti che possono fare rumore, è insonorizzata ed isolata, ammortisce i suoni interni, è ricoperta di cuscini particolari e nessuno può fare suoni, il paziente perde la capacità di vocalizzare. Il silenzio diventa un terribile fischio insopportabile. E si arriva quindi alla deprivazione sensoriale completa. Vista, udito, olfatto, gusto e tatto vengono completamente perduti in una stanza vuota ed enorme, senza alcun oggetto, senza senso dell'orientamento, con lunghi periodi dentro vasche apposite. La vittima impazzisce, desidera essere a contatto con qualcosa, qualsiasi cosa che non sia la sua mente ormai corrotta e sofferente. Come finisce questa tortura? Sorprendentemente con la liberazione della vittima. Mentre la tortura fisica può concludersi, quando è la più crudele mai esistita, con la morte della vittima, la tortura psicologica invece vuole proprio che la vittima debba vivere con quel peso, per sempre. Dovrà portarsi quelle ferite e vivere nella vita reale, in un mondo dove tutti la detestano, incapace di integrarsi. Ma le cronache parlano di piccoli cambiamenti, dei chip cerebrali che censurano automaticamente l'immagine dei volti e il suono delle parole prodotte dagli esseri umani. La vittima non riconoscerà più alcun volto, non potrà nemmeno vederli e non sentirà più alcuna voce umana, solo pixel e rumore statico. E la gente non riconoscerà lei, come se fosse stata occultata da una strana ipnosi collettiva. Lei non vede nessuno e nessuno vede lei, fino a quando il mondo intero non diventa una grande città vuota, in rovina, silenziosa, piena solo di fantasmi nati dalle allucinazioni che perseguitano la vittima fino alla fine dei suoi giorni. La morale della favola è che la tortura psicologica è peggiore di quella fisica, perché causa delle ferite interne che non si possono curare e che non si possono neanche definire chiaramente, che sconvolgono la vita stessa e la psiche stessa del torturato nel modo più intimo. In un certo senso, il mondo da questo momento sarà la sua tortura. Un saluto a Il Mattino all'Horror in Bocca e un grazie ai miei Patreons su TP. Se il video ti è piaciuto, ricordati di mettere mi piace, di iscriverti al canale e di visitare la pagina Facebook, il canale Telegram e il profilo Twitter. E se vuoi diventare donatore, la pagina TP, Patreon Europeo, in descrizione. Inoltre, se questa rubrica ti piace, aiuta a sostenerla condividendo questo video e scrivendo qua sotto i tuoi pensieri. Ci vediamo al prossimo video.